Cosa vuoi, piccolo elfo? Dove sei? Ah, ti ho trovato! Troverò e ti ucciderò! Non c'è alcuna traccia. No! Hai per caso visto un cane là fuori? Non saprei proprio. Il fabbro è disposto a offrire una ricompensa per un cane che ha visto per strada. Speravo che tu l'avessi trovato. Credo che terrò gli occhi aperti. Vedi di non cacciarti nei guai finché sei qui. Non riesco a credere che permettano a dei campagnoli come te di vagabondare per Skyrim.
Non riesco a credere che permettano a dei campagnoli come te di vagabondare per Skyrim. Per caso hai incontrato un segugio lungo la strada? Sto parlando di una creatura bella e forte che vagava nei pressi della città. Ho chiesto alle guardie al cancello di cercarlo. Non sono in grado di corrergli dietro, ma potrebbe farmi comodo una bestia feroce e fedele che mi tenga compagnia. Se hai intenzione di aiutarmi a catturarlo, ti darò della carne fresca per attirarlo allo scoperto sulla strada. Bene, c'è dell'oro per te se avrai successo. Eccoti la carne. Controlla la strada appena fuori la città. Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È passato parecchio tempo dall'ultimo attacco da parte dei banditi. Il divino Arcai un tempo era come noi, legato alla mutevole mortalità. Ma di buon grado ha abbandonato questa esistenza affinché potessimo comprendere meglio le stranezze di vita e morte. È attraverso il flusso e il riflusso di questa marea cosmica che troviamo rinnovamento e, alla fine, pace. Possa lo spirito di Lavinia e di coloro che hanno lasciato questo mondo e le sue afflizioni conoscere l'amata serenità di Aetherius, e che un giorno noi e loro potremo unirci nell'eternità. Kust è responsabile del cimitero qui a Falkrit. Io mi occupo del santuario. Sì. Mi sono lasciato sopraffare dalla luce di Arcai dopo la Grande Guerra. Molta gente è morta a causa della mia magia. Sono fortunato che Kust e gli abitanti di Falkrit mi abbiano accettato come uno di loro.
Potresti fare un favore a un vecchio elfo? Ho perso il mio diario in una caverna che stavo esplorando. Ti pagherò se me lo riporti. Che Arcai ti benedica per il tuo aiuto. Oh no, misericordioso Arcai. Sono troppo vecchio e fragile, e questo cimitero è enorme. Custa il mio braccio destro. Mi aiuta a prendermi cura delle lapidi e a tenere il nostro cimitero in ordine, come si conviene a un luogo di riposo. Quel diario significa molto per me. Spero riuscirai a trovarlo. Un momento grave. Nostra figlia, la nostra bambina, non aveva ancora compiuto 10 anni. È stata fatta a pezzi, come un cervo straziato da una tigre dai denti a sciabola. Abbiamo trovato a malapena dei resti sufficienti per seppellirla. Sinding era venuto qui in cerca di lavoro. Sembrava un uomo per bene. Se hai abbastanza stomaco da fargli visita, si trova rinchiuso nella fossa mentre decidiamo cosa fare con lui. Cosa potrebbe spingere un uomo ad agire in questo modo? Il cimitero è un luogo antico. Era già qui ben prima che costruissero la città. Non sono un erudito, ma so che qui sono state combattute parecchie battaglie nel corso della storia. Al termine di ogni battaglia venivano seppelliti altri morti. Così il cimitero diventava sempre più grande. Ho sentito dire che attualmente è il più vasto di tutta Skyrim. Sì, anche se non saprei dirti perché. Mia moglie e io pensiamo sia colpa di qualche maleficio. O forse l'influenza di Arcai è molto forte qui, ed egli preferisce che le cose restino così come sono. Un lavoro onesto frutta denaro onesto. Un lavoro onesto frutta denaro onesto. Un lavoro onesto frutta denaro onesto. Non capisco quale uomo possa fare una cosa del genere. Mando avanti la fattoria Luce Smorta, insieme a mio marito Mattias. Ah, il Folkrit è una terra molto arida. Gestire una fattoria qui è davvero faticoso. Vietato oziare. Thank you.
chiedo cosa farà il sangue di drago dopo che sarà stato convocato dai Barbagrigia. Il Tulum non può essere insegnato come un'abilità qualsiasi. Vattene subito, ne pagherai le conseguenze. I guerrieri di Folkrit ritornano sempre in un modo o nell'altro. So che suona strano. Non è esattamente un nome beneaugurante per i malati che vengono ad acquistare un impiastro o un unguento. Però devi capire che Folkrit, la nostra città, che ci piaccia o no, si distingue per il grande e antico cimitero che ospita. Ecco perché la taverna si chiama La Goccia Fatale, la fattoria Luce Smorta e così via. Ci pervade una specie di macabro umorismo. Allora, la mia famiglia, Dammerfell, non vedeva di buon occhio il mio interesse per i veleni e la morte in generale. Così me ne sono andata, dirigendomi verso nord. Quando sono giunta in questa città, con il suo enorme cimitero, mi sono sentita a casa. Ho aperto una bottega, senza più guardarmi indietro. La mia vita è qui. Te ne devi andare. Va tutto bene? Ora mi ricordo. Tu sei la nuova leva dei compagni. Cosa fai di bello, oltre ad andare a prendere l'idromele per gli altri?
Entra. Ho appena ravvivato il fuoco. Siediti e scrollati il freddo di questa dosso. È una delle preferite della gente del posto. E una delle prime canzoni che ho imparato. Parla di Ragnar il Rosso. Per le ossa di Shor. Un uomo a 30 poltri. Che nessuno lo attendesse quel dì. Ti do il benvenuto alla goccia fatale. Brandendo la lama, urlando spavaldo di ma certo, è tua per un giorno. Ma poi tutto un tratto il tono. Vieni da questa parte, ti mostrerò la tua stanza. Incrociò. Siamo stanchi di udire si fatte menzogne. E orsù diamo un limite a queste. Fammi vergogne. Sapere se ti serve qualcos'altro. Così d'un baleno il duello iniziava con la prode Matilda che parava e affondava. Del povero Ragnar la sorte segnata, di lui ci rimane una testa mozzata. Per le ossa di Shor. Un uomo a 30 Folkrit. Kust è responsabile del cimitero qui a Folkrit. Io mi occupo del santuario. La vita è fin troppo breve. Non sprecarla. Gli stranieri come te portano guerra. E io ne ho abbastanza di guerre. A meno che tu non intenda seppellire qualcuno, non è questo il posto che stai cercando. Folkrit è famosa per il suo cimitero. Abbiamo seppellito più cadaveri di quanti tu possa immaginare. Ho appena finito la pira funeraria di un mio vecchio compagno d'armi, Berit. Quel vecchio testone odiava l'idea di finire sottoterra al freddo. Potresti consegnare le ceneri a Runil, il sacerdote di Arkai? Conosce le benedizioni adatte all'anima di Berit. Grazie. Alla prossima.